Io sono stupito di dovervi leggere questa nota stampa dell'azienda. Stiamo affrontando un momento difficilissimo e vedo che non manca la voglia da parte di istituzioni ed alcuni cittadini di alimentare il sospetto o montare teorie. Lo trovo folle, sbagliato, controproducente. Lì dentro all'ospedale Ramazzini ci sono le persone che ci stanno salvando con un coraggio incredibile. Dobbiamo decidere o stiamo con loro o stiamo lì a sostenere questa sanità o nel sicuro e nel calduccio delle nostre tane tessiamo dubbi e paure nella nostra popolazione perché proprio ne abbiamo bisogno. Mi sembra un atteggiamento distruttivo che può procurare allarme. Abbiamo avuto una risposta che io stesso ho sollecitato e ho sollecitato non da parte dell'azienda, a suo tempo all'azienda ho sollecitato di fare i tamponi e i controlli. Ma non venitemi a dire, come ho sentito, che l'ospedale Ramazzini è compromesso. Arrivateci con la testa tutti quanti voi. Qual è l'unico edificio a Carpi che ha delle persone, tante persone al proprio interno adesso? L'ospedale Ramazzini. Quali sono gli unici edifici in Italia che hanno tante persone dentro in questo momento? Gli ospedali. Tutto il resto è chiuso. Dov'è la più alta probabilità di contaminarsi in questo momento? Negli ospedali. Perché ci sono gli ammalati di ogni patologia. C'è bisogno della scala per fare questo ragionamento? Chiedo, c'è bisogno? Allora c'è bisogno di dire l'ospedale Ramazzini è compromesso? E devo sentirmelo dire da un sindaco che era in videoconferenza con me, in conferenza territoriale sociosanitaria, dove c'è stato chiaramente presentato il piano con cui si andavano a mutare i nostri ospedali al fine di fronteggiare questa emergenza? E ne facciamo una questione di organizzazione sanitaria e di bandierine? Sindaco Greco, io le rispondo così. Io sono qua a dare una mano a quell'ospedale e alle persone che lavorano dentro e le rispondo con un dato. Sono stati occupati i primi 3 appartamenti che la mia comunità ha messo a disposizione per ospitare personale sociosanitario. 5 persone fuori regione e una da Ravenna che vengono qua a dare una mano all'ospedale di Carpi e domani se ci saranno anche quelli che andranno a dare una mano all'ospedale di Mirandola. Ma la finiamo? Ma vogliamo essere istituzionali? Ma lo capisce lei e quelli che le stanno dietro cosa stiamo affrontando? Siamo in guerra, non abbiamo bisogno dei sabotatori. Da nessuna parte. Abbiamo bisogno di rispetto e mi permettete anche di tifo sfegatato per chi è là dentro. E lo pretendo come cittadino e come istituzione. Il mondo adesso si divide non in sani e malati, ma in persone che hanno capito e persone che non hanno capito. Persone che sono leali con la propria comunità e persone che continuano a fare i furbi. A me sapete dove trovarmi e da che parte trovarmi. Grazie.